Ragazzi cari, buonasera, buonasera, buonasera e soprattutto buon 2018, primo video dell'anno, approfittandone di questa partita come una scusa, giusto per salutarci e per rivederci e per annunciare che domani facciamo una bella live su One Piece, visto che siamo in pausa sta settimana e dobbiamo ammazzare il tempo e quindi riprendiamo anche quella live. I miei sono partiti oggi, inizio a sentirmi un po' più libero, non so a voi l'anno come è iniziato, a me è iniziato benissimo. Innanzitutto vi racconto in breve: si è rotto il bagno al piano di sotto e quindi il 1° gennaio mi sono ritrovato immerso nella merda. E questo è anzi il 2 gennaio, scusate. Invece il primo ho preso 2 di picche dalla ragazza che mi piaceva. Quindi direi che questo 2018 parte alla grande proprio, ragazzi. Almeno il 13 siamo un po' migliorati, perché almeno la Juve stasera ha vinto una buona partita. Io, e tra l'altro, quella lì del Verona è stata la prima partita che ho saltato come commento, ma ero a Verona con papà e quindi sì, vabbè, ma che c'è da commentare? C'è da commentare una Juve grintosa, che sta in condizione, che è una bella rosa, una bella squadra lunga. Chi gioca, gioca bene, tranne uno, Sturaro, che mamma mia, ragazzi, la tristezza vederlo in campo. Comunque, detto questo, dai, non voglio fare un video calcistico, tanto poi c'è tempo per parlare del calcio nello specifico e tutte queste cose qui. Ho da fare anche un OPV, quindi sto un po' lavorando su alcune cose per cercare di sfruttare questi giorni finalmente liberi, perché adesso iniziano le mie ferie, visto che sto da solo in casa finalmente. E quindi il mio principale obiettivo qui era di salutarvi, augurare a voi tutti un bellissimo e felicissimo 2018. E ok, giusto perché è passato appena 1 minuto e 40, giusto perché aveva aperto sto video per sentire il calcio, tutti gli altri li saluto qui. Dico soltanto che come partita onestamente mi è piaciuta per la grinta, per quella roba che la Juventus gioca sempre con quell'intensità, come direbbe Sacchi, che ci vuole, perché altrimenti qualunque squadra ti può battere. Il Toro ha fatto una buona prestazione, secondo me la partita l'ha preparata, ci teneva molto, come giusto che sia nel derby. Però quello che aveva detto all'epoca Donadoni col Bologna lo ripeto io stasera: la Juve, se, con la tecnica che ha, se ci mette anche la grinta, è difficile da battere. Se invece la becchi che è sottotono, si atteggia e si dà troppe aree, allora la puoi battere. Però ripeto, se si la mette sullo stesso piano di intensità, con la tecnica che ha la Juve, le batte tutte. Almeno in Italia, all'estero le prende, però questa è un'altra storia comunque. Detto questo, nei singoli ovviamente tutti una buona prestazione di Costa, una bella prestazione di Pjanic, un grandissimo giocatore, un buon Rugani che i lanci lunghi non li sa fare, però ho visto ieri Caldara, quindi l'anno prossimo arriva lui, ci togliamo tutti i pensieri. Una buona prestazione di Marchisio, peccato che si è fatto male. Lyxzaner ha sostituito bene per quel poco che sa fare. Mandzukic secondo me da molto meglio in altri ruoli che come prima punta, però comunque il gollettino se l'è fatto. C'è l'episodio da Moviola, così iniziamo bene il 2018 anche così. L'arbitro l'ha giudicato in quel modo, cacchi suoi, a me non mi interessa, sia a favore che contro, ma non mi interessa perché è inutile fare queste polemiche, e ce ne sono anche contro, c'è cioè soltanto da ricordare questo, però va bene lo stesso. Quello che è importante, ragazzi, chiudiamo sta parentesi sul calcio, è che questo 2018 è iniziato così così, ma che prosegua alla grande. Io sto cercando di riprendermi da questo 2 di picche incassato, perché ci tenevo un po', sto giro veramente ci tenevo, ma ormai sono, ho le spalle forti ormai, funziona sempre così, sembra sempre che siano interessate, poi quando tu ti vai un po' ad aprire, all'improvviso, no, ma sai, io ti vedo solo come un amico, ma vaffanculo, tu è l'amico. Quindi detto questo, ma il 2018 sarà un grande anno, ragazzi, sarà un grande anno soprattutto. Dico, sarà un grande anno, ridiamoci su. Fate i bravi, ci vediamo domani. Chi vuole, verso le 8, 8 e mezza, bella live, tutti insieme a parlare di One Piece. Ciao ragazzi.